E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo alla fase finale dei Super 4, l'ultimo Super 4. Andiamo subito, ragazzuoli. Eccoci qua, signori. Andiamo subito nella prossima stanza. Oddio, 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 ragazzi. L'ultimo Super 4. L'ultimo Super 4, signori. Andiamo, ragazzi. Sono Drake, maestra del tipo drago e tuo ultimo sfidante Super 4 della Lega Pokémon. Nel loro habitat naturale i Pokémon sono selvatici e allo stato brado a volte ci sono di ostacoli, a volte di aiuto. Sai cosa ci vuole per lottare a fianco a fianco ai Pokémon? Dimmi, sai quello che ci vuole? Beh, se non lo sai, non potrei battermi. Ragazzuoli, l'ultimo Super 4, signori. Il Drake nazionale con tipo drago Rhyron. Registri il tuo momento, ferro scudo subito. Aumentati questa difesa. Aumenta questa difesa. Fantastica, Registil. Per Forcorno? Porca troia, ragazzi. Raga, questo dobbiamo avvelenare. Terremoto. Terremoto, signori, terremoto. Avvelenalo, te prego. Non ha effetto su Rhyron? Minchia, ragazzi. Minchia, ragazzi. Qui è toste. Riduttore fallisce. Buono, così posso usare iperpozione su Registil, ragazzi. Registil, secondo me, è il main della Lega, eh. Quindi ci serve, ragazzi, ci serve assolutamente. Ok, Venusaur, che vai morto male, cioè muori male, però mi va bene, mi va bene. Comunque, ragazzi, questo Rhyron, ma per Forcorno quanto c'ha di precisione? Scusatemi. Io direi di attaccare stavolta. Per artigli. Ok, ragazzi. Terremoto, che è super efficace perché noi siamo tipo roccia. Ok, però ci toglie pochissimo. Forza antica, signori. Forza antica. E let's go! E Rhyron va a dormire nel suo posticino. Lapras. Ma minchia, ragazzi, noi siamo tipo di roccia, però, eh. Devo uccidere Lapras in un modo pazzurdo. Così, ferrartegli. Magari sperando super efficace. Invece no, ragazzi. Eccola, siamo morti con Registil, signori. 8 di vita? In forza antica non ce lo scamma nessuno. Ok. Gelo raggio, quindi non posso mettere manco. Merda, ragazzi, merda. Ispion. Ispion, Ispion. Non posso mettere quei tre perché sono tutti erba, erba volante. Ispion, ti prego, psico. Pure più veloce. Cazzo. Salvaguardia, va bene. Va bene? Sicuramente. No, l'ha curato, ragazzi. O mi curo Venusaur o Registil. No, Registil qua non serve perché è morto male. O mi curo Venusaur, ragazzi. Oh, Psicoraggio, attenzione che potrei confonderlo, ragazzi, con Psicoraggio, eh. Pioggia. Raga, continuiamo con Ispion. Aspettate, aspettate, aspettate. Non facciamo conclusioni molto affrettate. Continuiamo con Ispion. Perché magari lo confondo e si colpisce da solo e potrei ucciderlo. Idropompa. Infatti non mi fa nulla idropompa, ragazzi. Va benissimo. Psicoraggio, perché Ispion è di tipo acqua, se ricordo. Era di tipo acqua Ispion, il grande Ispion. Tipo psico, ma è tipo acqua. Ok, grande Ispion. Ragazzi, forse ce la possiamo fare, eh? Vediamo un po'. Ma non so se usare psico o psicoraggio. Ora prendo sempre psicoraggio. A più pp, diciamo. Ti prego, uccidi questo Lapras. Si opera. Idropompa fallisce. O non dirmi che ti curi, che smadonna, ragazzi. Comete? Non gli ho torto un cazzo. Era meglio psicoraggio, ragazzi.
Vabbè che sto al 49 e lui al 53, eh. Vai con psicoraggio e addio Lapras. Grande Ispion. Un applauso a Ispion, ragazzi. Ispion, bellissimo, grande. Ok. Oh, Pip. Che cazzo ci fa questo Pokémon come Pokémon Super 4, ragazzi? Psicoraggio. E non gli ho fatto nulla. Cottospora fallisce. Comete. Mega assorbimento. Ok. Questo ci rompe il culo, ragazzi. Charizard, Charizard. Vai, signor Charizard. Questo forse, ragazzi, ci rompe il culo, eh. Cottonspora, che non mi ricordo cosa fa. Bassa difesa? No, velocità. Ok. Lanciafiamme. Così. Gratis. Oh! Buono! Buonissimo, ragazzi, questo lanciafiamme bellissimo in faccia a Opip. Mi ha tolto tantissimo, se devo essere sincero. Sincero. Baccacetro? Baccacetro su Opip, regala messo. Ma che cosa vuol dire? No, sonnifero. Mamma mia, meno male, ragazzi. Meno male. Let's go. Let's go, ragazzi. Opip è andato. Opip è andato. Ispero riceve Articuno. Porca troia, ragazzi, che Pokémon ha sto Drake. Lanciafiamme? Leggimente, che non so cosa fa. Prende mira su Charizard, ok. Lanciafiamme, ragazzi, così per vedere un po'. Super efficace? Metà vita. Ragazzi, pur Articuno. No, giro raggio. Buonissimo! E Articuno se ne va. E Articuno va a dormire anche lui. Oh, cioè, oh, ragazzi, stanno giocando benissimo, eh. Farfetch, io direi. O Zapdos. Minchia, raga, non c'è manco poco. No, Blaziken, mettiamo Blaziken. Mettiamo Blaziken, signori. Mettiamo Blaziken. Gli usiamo un bel calcio ardente che è fortissimo, famosa. Farfetch. Calcio ardente, signori. Danza spada, eccola, ragazzi, è perso. Fallisce. Lacerazione. Bravo. Bravo. Ok, metà vita. Allora, ci ha fatto 151. Oddio, forse possiamo tenerlo un altro colpo, ragazzi. Non lo so. Sì. Sì, Blaziken. Sì, Blaziken. Sì. Pure brutto colpo alla fine, che non serviva, però sì. E l'abbiamo fatto, ragazzi. Drake. Il Bomber Drake è stato sconfitto, signori. Ho molta stima di te. Hai fatto tanta strada come allenatore di Pokémon. Sicuramente sai cosa ci vuole essere per essere. Sai cosa ci vuole per essere un grande allenatore. Sì, un allenatore deve avere un cuore virtuoso. I Pokémon fanno breccia nel cuore degli allenatori e sanno fare tesoro delle esperienze anche se negative. Scaldano il buon cuore dei natori e si rafforzano. Prendi il coraggio a due mani, il campione ti sta aspettando, ragazzi. Io direi di curarci i Pokémon. E andiamo, ragazzi. E andiamo, ragazzi. Questa volta è stata soltanto due morti, devo essere sincero, io aspettavo di più, sincero. Contro Drake mi aspettavo che c'aveva Pokémon fortini. E poi che aveva Articuno che secondo me era forte contro di noi, eh. Quell'Articuno, ragazzi, ci rompeva il culo, secondo me. Ci rompeva un po' il culetto, ragazzi, quell'Articuno, secondo me. Non potevo usare altri Pokémon, diciamo. Ok, ragazzi, anche il quarto Super 4 l'abbiamo sconfitto e ci vediamo nel prossimo episodio contro il campione.